Ciao a tutti, oggi voglio fare questo video per portare la mia testimonianza a tutti coloro che potrebbero trovarsi nella mia situazione. In pratica ho questo generatore monofase che a freddo va al massimo, quindi è un 3 kW, però diciamo il massimo è effettivo 2,8. E dopo un 5-10 minuti di utilizzo va a 2, cioè 2 kW. Considerate che io qui utilizzo un flessibile, un trapano a percussione, una saldatrice inverter e in più un'elettropompa a immersione per ricavare l'acqua da una cisterna. Ecco, allora, che succede? Adesso da una settimana a questa parte mi dà questo problema qui, cioè va a 2 kW. Dopo, e le partenze successive sono tutte a 2 kW, quindi diciamo che apparentemente parte al massimo, poi appena si riscalda o non so cosa, voglio immaginare un condensatore, appena si riscalda le partenze successive non c'è nulla da fare, sono sempre a 2 kW, quindi parte al massimo e poi le partenze successive sono sempre a 2 kW finché il motore non si freddi. Ora, purtroppo ho bisogno di questo generatore, sono andato subito da un tecnico, diciamo l'altro ieri, e nulla. Qui apro una parentesi e la chiudo. Sono sicuro che la maggior parte dei tecnici sono persone oneste. E niente, il tecnico mi fa, me lo devi lasciare un'ora perché devo provarlo, devo vedere che cos'è e ti faccio un preventivo. Torno, mi fa un preventivo di 130 euro. Si mette al computer, il pezzo costa intorno a 42, me lo fa 40, mentre tutto il resto è manodopera perché deve svuotare il serbatoio perché lavorano in sicurezza. Quindi io quando vado dal meccanico a portare la mia auto, svuotano il serbatoio permette del carburante perché devono lavorare in sicurezza. Ma boh. Lasciamo stare questo aspetto, però voglio pure immaginare che ha una stanza nel suo laboratorio, ufficio, che cavolo è, una stanza di sicurezza con tanto di porta antipanico e più estintori, cartelli e vari. Vabbè, voglio immaginare questo, vabbè, deve svuotare il serbatoio, guardate, qui è il serbatoio, si svuota da qui, basta staccare questo tubicino, questo qui, c'è una linguetta qui, ecco qui, non so se notate, c'è una linguetta. Qua ci saranno se no 2 litri, deve lavorare in sicurezza, quindi deve svuotare il serbatoio. Vabbè, ci sta pure, mettiamo, ci sta pure. 10 minuti, un quarto d'ora per svuotare 15 litri, un quarto d'ora. Vabbè, dopodiché, quindi mi spara 130 euro. Io rinuncio a farmi riparare lo strumento qui, il gruppo elettrogeno, torno a casa e vado. Cioè torno in campagna col gruppo elettrogeno, smonto questo affare qui, guardate, è già smontato perché si vede già da questo bullone qui. Prendo il codice della scheda, la scheda è la scheda AVR, effettivamente regola il flusso della corrente alternata, la fuoriuscita costante, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque la scheda AVR, prendo il codice dalla scheda, ve la farò vedere, è arrivata qui, guardate, da internet. A 15 euro, 14 euro e una manca, sta qua dentro. Non l'ho ancora aperta, però poi ve la farò vedere, vi farò vedere anche la fattura. Presa da internet a 14,90. Allora, ora vi faccio vedere che cosa accade. Metto in moto il gruppo elettrogeno. Va 2,8, va al massimo, diciamo questa è l'andamento regolare, va 2,8 circa, questi sono quelli effettivi, è un monofase 3 kW, io posso comprendere un trifase dove la scheda VR costa dalle 50 alle 70 euro, ma questo è un monofase, cioè proprio per autistica, ecco. Va bene, guardate qui, ora
dovrò collegare un trapano e quindi vi farò vedere che la lancetta andrà a 2. Ecco, qui sono riuscito a praticare il foro, ecco, però va a 2. Guardate. D'ora in poi tutte le partenze saranno a 2, ve lo faccio vedere subito. Quindi chiudo. Ancora 2, quindi spengo e procedo con la sostituzione della scheda. Il lavoro è questo. Quindi, come ho detto già prima, questa parte qui l'ho già smontata per prendere il codice della scheda. Infatti, come potete notare, i viti sono già sganciate, diciamo. Ecco la scheda. Qui ho aperto solo la busta, ma come si può notare la scheda è ancora sigillata. Ed è questa, guardate. È lei. Da 2, 3 e 4 kW, ideale per 3 tipi di generatori. Ora vi faccio vedere quanto l'ho pagata. Beh, qua ci sono i miei dati, non mi interessano. Ecco qui, tanto di scontrino. 14,90. Pazzesco. Ok. Ecco, fatto. Questa è la scheda. Scheda VR. Il positivo dovrebbe essere il blu. Va a sinistra. Il giallo dovrebbe andare a destra, qui è bianco, la nuova scheda. Ecco qui, agganciamo il connettore, riagganciamo il connettore con quello nuovo. Fatto. Mettiamo dentro. Cioè,
nemmeno 5 minuti di lavoro. Beh. Ok, prova del 9, togliamo tutto. Alla grande. Ok, quindi scheda AVR. Scheda AVR, ci sta che questa scheda vada in avaria dopo ore e ore di lavoro. Ci sta pure. Però chiedere 130 euro. Oh, c'è internet, c'è internet. Fine, è finita quell'internet. Non dovete chiedere tanto. Lavorate voi, lavoriamo noi e siamo tutti contenti, ma non potete chiedere 130 euro, un pezzo a 42 euro, mi fai lo sconto di 40 euro su internet a 14,90 euro. Un saluto, ciao.